Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi unboxing in collaborazione con il sito CoBiz. Vi mostro cosa ho scelto in collaborazione dal sito. Ho scelto esattamente 13 prodotti dal sito e adesso ve li illustro tutti quanti. Non ricordo il codice sconto per quanto riguarda CoBiz, ma ve lo lascio sempre in descrizione. Quindi adesso non vi andrò ad elencare il codice sconto, ma lo troverete appunto in descrizione di questo video. Vi mostro cosa ho scelto. In primis vi mostro questo stampo, l'unico stampo preso per quanto riguarda questa collaborazione. Questo qui è il codice, è uno stampo molto carino, particolare. Questo ho in mente un progettino che sinceramente non andrò a sviluppare subito perché ho bisogno di alcune cose che mi stanno arrivando appunto dalla Gran Bretagna e quindi aspetterò e quando ovviamente avrò tutto il necessario lo andrò a fare per, diciamo, per conto mio e non in collaborazione. Quindi aspettatemi due video di perline in collaborazione per quanto riguarda CoBiz, la resina per il momento la accantono perché ho bisogno di, per realizzare il progetto che ho in mente, ho bisogno appunto di queste cosine che ho acquistato. E quindi è particolarissimo questo stampo, come vedete è tutto, cioè appunto sto disegno a basso rilievo, davvero molto carino, con questa sorta di fiorellino. All'interno ci sono anche dei cuoricini, è carinissimo, davvero molto carino, e quindi non vedo l'ora anche questo di realizzarlo. E adesso vi mostro cosa ho scelto per quanto riguarda le perline. Le perline ho scelto diverse colorazioni di Rockaille Miyuki 80, perché ho visto che sul sito sono disponibili appunto anche le 80 a parte le 11 e le 15, quindi stanno aggiungendo diverse colorazioni, quindi sono stracontenta. E adesso vi mostro in dettaglio cosa ho scelto. Per quanto riguarda le colorazioni, ho qui il telefono e quindi andrò a leggerlo direttamente dal telefono. Perdonatemi, ma non ho avuto tempo per appuntarmi le singole colorazioni. Ho scelto questa colorazione appunto delle Miyuki, sono le 401 FR, è davvero una bella colorazione, come dicevo prima sono appunto 80 e queste sono precisamente le matte black AB. E ne ho prese appunto due bustine. Sono davvero molto molto carine. Particolare questo colore, spero che renda dalla videocamera. Ed eccole qua. Molto molto carine. Poi, nel frattempo, il cellulare è qui, così vi dico il colore esatto della perlina. Poi ho preso queste altre appunto Miyuki sempre 80, queste sono le 457L e sono, se non erro, le bronze, la metallic light bronze, e queste le ho appunto sia 110 e 150, mi mancavano 80 e quindi ho preso questa bustina, così avrò tutte e tre le misure. Poi un'altra colorazione sono appunto queste qui, che sono le 2314 della Miyuki, ed è davvero un bel colore, non le avevo mai prese. E queste sono, aspettate che ecco qui, sono appunto le matte opaque brick. Bel bel colore, è tipo una sorta di color mattone però matte. Molto molto belle. Poi ho preso anche un'altra colorazione, ed eccole qua. Queste sono le 23:15, ed ecco qui, e sono appunto le matte opaque terracotta. Anche queste molto belle, vi mostro la differenza fra le due, e tra l'altro le vedo perfette insieme. E poi ho preso anche, per quanto riguarda le 80, le 4202 della Miyuki, e queste sono appunto le nostre amate Duracat Galvanized Gold. E poi ho preso anche le 4203, se non erro. Sì, eccole qua. E sono appunto quell'oro un po' più scuro, e sono le Duracat Galvanized Yellowed Gold. Ve le mostro insieme, questi sono i miei due oro preferiti della Miyuki e sono appunto quelle lì che non perdono colore. Quindi le 4202 e le 4203 della Miyuki. E
Invece per quanto riguarda le Toco sono le 557, quelle che non perdono colore, le permanent finish. Poi per quanto riguarda la colorazione oro, ho preso anche un pacchettino di 4202, appunto 110, così faccio un po' di scorta. L'oro a casa mia non manca mai, infatti per quanto riguarda sia le 4202 sia le 4203 ho una scorta, una bella scorta, quindi non possono mai mancare. Poi per quanto riguarda le perline, queste qui sono le colorazioni che ho scelto. Poi ho preso anche, per quanto riguarda gli Swarovski, ho preso sia questa bellissima stella, sempre Swarovski, questa è colorazione crystal ed è precisamente da 16 mm ed è uno spettacolo questa stellina, davvero molto molto bella. Questa, se non erro, è un crystal AB, cioè sì è AB perché c'ha tutti questi riflessi, molto molto bella. E quindi con questo andrò a realizzare un piccolo progettino. Poi per quanto riguarda gli Swarovski ho preso anche questi qui, che sono appunto sempre i miei preferiti. Questo è il codice, sono i Rivoli Swarovski da 12 mm in colorazione appunto Emerald, e sono appunto due Rivoli Swarovski. Ed ecco qua, e con questo andrò a farci un altro tutorial. Poi per quanto riguarda la minuteria, ho scelto tre tipologie di catene in acciaio. La prima è questa qui, questo è il codice, è un metro di catena in acciaio ed è spettacolare perché questa maglia è bellissima, l'adoro, vedete quanto è carina. Aspettate che zoom così, eccola qui, davvero molto molto bella, luminosa, poi è molto sottile, quindi la trovo molto fine ed elegante, molto molto carina questa maglia, particolarissima. Poi la seconda tipologia di catena che ho scelto è questa qui. Questo è il codice, aspettate che ritorno, ecco qui, questo è il codice ed è un'altra tipologia di maglia che non avevo mai preso. Sono sempre tutte quante in acciaio, questa è la maglia, questa è un po' più grande rispetto all'altra, questa era molto molto sottile, aspettate ve le metto vicino così capite un pochettino la differenza fra le due. Vedete, la tipologia è simile, solo che questa risulta molto più fine ed elegante, anche molto sembra anche più luminosa, non so se rende anche in video. Questa magari non presenta queste striature che gli danno questo tocco di brillantezza in più, però è davvero molto carina anche questa qui. È un po' più sportiva come catena, non so come definirla. Questa la trovo un po' più elegantuccia, questa un pochettino un po' più fine, anche perché è anche più grande come maglia. E poi in ultimo ho preso anche quest'altra, che è simile alla prima. Questo è il codice, poi ovviamente tutti i link sono anche giù in descrizione. E questa, eccola qui, è un po' più grande, però come tipologia è identica alla prima. Aspettate, ve le mostro vicino, sempre se riesco. Ecco qua. Eccole qui. È un po' più grande, ma di poco, di qualche millimetro. Vedete? Sono entrambe molto brillanti perché presentano entrambe questa sorta di decorazione. Non so se rende in videocamera, vedete? Queste sorte di piccoli ritagli. Non so se è la parola giusta, però è quelle che gli danno quel tocco, quella sorta di brillantezza in più alla catenina. Molto molto belle. E queste erano tutte quante appunto da un metro. Infatti sì, un metro, un metro e un metro. Ed eccole qua. E con queste sicuramente realizzerò un piccolo progettino con queste catenine. E niente ragazzi, questi sono tutti i prodotti che ho scelto appunto dal sito di Cobiz. Arriveranno due tutorial in collaborazione con il sito
E quindi niente, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!